Harry si sveglia all'interno di una realtà simulata. Una voce artificiale gli dice che deve completare una serie di compiti per tornare alla sua vita normale. Davanti a lui vengono proiettate tre porte. La prima ha un enorme martello che schiaccia tutto ciò che le passa davanti. La seconda porta conduce a un corridoio pieno di tubi elettrici. E dietro la terza porta ci sono frammenti di vetro ovunque. Ha 2 secondi per scegliere una delle porte. Quale dovrebbe scegliere? Dovrebbe scegliere la terza porta. Dal momento che indossa le scarpe andrà tutto bene. Attraversa quella porta e finisce in una gabbia. Dentro ci sono 3 pulsanti di emergenza. Il pulsante rosso aprirà immediatamente la gabbia, ma contemporaneamente aprirà una gabbia con un leone affamato. Quello blu aprirà la gabbia tra 10 minuti, ma aprirà anche centinaia di tubature dell'acqua. Il pulsante arancione aprirà la gabbia tra 5 minuti, ma incendierà l'intero luogo. Quale dei pulsanti dovrebbe premere? Dovrebbe premere il pulsante blu. Voglio dire, dato che è una gabbia, non si riempirà d'acqua. Non appena la sua gabbia si apre, può nuotare via libero. Poi si trova a un bivio. Ci sono 3 percorsi differenti e deve capire quale prendere. Il primo percorso è pieno di carbone fumante. Il secondo percorso è completamente coperto di ghiaccio. E il terzo percorso ha dei chiodi piuttosto affilati. Quale dovrebbe scegliere? Dovrebbe assolutamente scegliere la via di mezzo. Anche se il ghiaccio non si scioglie durante il giorno, è piuttosto facile attraversarlo. Sembra che Harry stia andando piuttosto bene, quindi l'IA che controlla il gioco decide di rendere i compiti un po' più difficili. Proietta una scena in cui Harry si trova ora nella hall di un hotel. Deve capire quale dei ragazzi della hall non lo aiuterà con il bagaglio. È sicuramente il ragazzo al centro. Se guardi attentamente, il ragazzo è trasparente, il che significa che probabilmente è un fantasma. Non può toccare cose fisiche, quindi non sarà in grado di aiutare Harry. All'improvviso è arrivato il fine settimana in questa realtà virtuale e Harry viene portato in una baita in montagna. Ci sono 4 amici che lo aspettano. Si divertono molto, ma alla fine della vacanza la baita prende fuoco. Uno dei suoi amici l'ha provocato. Guarda l'immagine, riesci a capire chi è stato? È il terzo uomo a destra. Ha una piccola bottiglia di benzina appesa alla cintura. Harry appare improvvisamente in quella che sembra essere una cerimonia di matrimonio e scopre che è lui quello che si sta sposando. 2 donne compaiono di fronte a lui. Sono vestite allo stesso modo, ma entrambe hanno il volto coperto da veli. Deve capire chi è la sua vera sposa. Puoi aiutarlo? Sembrano quasi identiche, ma una di loro ha già un anello nuziale. Questo può solo significare che la sua vera sposa è l'altra fortunata ragazza. Per la sua prossima sfida viene portato in un ristorante dove una cameriera gli mostra 4 bicchieri. Ogni bicchiere è riempito con lo stesso liquido, acqua, e ha un oggetto al suo interno. La cameriera chiede a Harry quale bicchiere contiene più acqua degli altri. Guarda l'immagine, riesce a trovare la risposta corretta? Non dovrebbe essere troppo difficile. L'ultimo bicchiere è quello che ha più acqua dentro. La graffetta pesa quasi nulla, mentre gli altri oggetti sono molto più pesanti. Questo significa che c'è meno acqua in tutti gli altri bicchieri. Harry sta andando alla grande grazie a te. Ora guarda questa immagine. Ci sono 3 persone pronte a lanciarsi con il paracadute da un aereo.
aiuta Harry a capire chi è in maggior pericolo qui. Sono le prime due persone. Vedi, c'è una bottiglia pesante nello zaino dell'ultimo ragazzo. Se cade, può rompere i paracadute degli altri. Oh oh! Lo stomaco di Harry inizia a brontolare dopo tanto duro lavoro, quindi chiede del cibo. L'AI che controlla il gioco decide di creare due chef per preparargli due torte diverse. Ma c'è un trucco, solo una è sicura da mangiare. Guarda entrambe queste torte dall'aspetto delizioso. Quale è sicura? Se hai un occhio attento, saprai che il cuoco a sinistra è un truffatore, quindi non dovresti mangiare la sua torta. Il cuoco a sinistra ha macchie su tutta la camicia che sembrano sangue. Inoltre, non ha un distintivo sulla camicia, ha un graffio sopra l'occhio e nasconde una siringa nella mano dietro la schiena. Ci sono troppi indizi qui. Harry dovrebbe scegliere la torta a destra. È ora di fare un pisolino e Harry viene portato in una vecchia casa. Ci sono tre stanze tra cui scegliere. Guarda l'immagine. Quale dovrebbe scegliere? Beh, quindi vedi gli scorpioni nascosti dietro le tende nella prima stanza? Questo è assolutamente da evitare. Per quanto riguarda la terza stanza, nota come l'aria condizionata sia impostata su freddo, nonostante stia nevicando fuori. Anche questo è un no. Quindi dovrebbe sicuramente scegliere la seconda stanza. Per addolcire un po' la situazione, Harry si è iscritto a una gara di pasticceria. Gli furono presentati tre giudici e ciascuno di loro disse a Harry quale fosse il suo dolce preferito. Il primo giudice espresse il suo amore per le torte al cioccolato. Il secondo giudice disse che amava le torte ai frutti di bosco più di qualsiasi altra cosa al mondo. E il terzo giudice disse che adorava le torte alle noci pecan. Harry capì immediatamente che uno di loro stava mentendo. Tu riesci a capire chi? Era il giudice numero 2. Vedi le macchie di cioccolato e le briciole di torta sulla camicia del secondo giudice? Ciò può solo significare che si stava gustando una fetta di torta al cioccolato prima di arrivare al luogo della competizione. Harry deve entrare in un nuovo livello del gioco e per farlo deve passare attraverso quello che sembra un aeroporto. Non aveva alcun bagaglio con sé, ma doveva comunque passare per un controllo di sicurezza. È passato attraverso lo scanner, ma suonava ogni volta che lo attraversava. Guarda l'immagine, riesci a capire cosa lo faceva scattare così tanto? Era la catena della collana penzolante dalla tasca della sua giacca. Buona osservazione, se l'hai notato. Passando attraverso i diversi livelli, Harry notò una bella panetteria e decise di fermarsi per un'altra pausa di ristoro. Aveva tre opzioni: un cupcake, un croissant al cioccolato e un biscotto di pan di zenzero. Riesci a indovinare quale ha scelto? Non c'era bisogno di essere un genio per vedere che Harry indossa calzini con biscotti di pan di zenzero. Li adora così tanto, motivo per cui sono la sua scelta abituale. Harry arrivò al cancello del nuovo livello e c'erano due creature a fare la guardia, un leone e un unicorno. C'era un piccolo cartello che diceva che il leone mentiva lunedì, mercoledì e sabato e che l'unicorno mentiva martedì, giovedì e domenica. Harry chiese di entrare e il leone disse che doveva risolvere uno dei loro enigmi. Disse a Harry che ieri aveva mentito e l'unicorno disse che anche lui aveva mentito ieri. Puoi aiutare Harry a capire quale giorno della settimana era ieri? Vediamo come funziona.
Da quello che hanno detto le creature magiche, stavano mentendo entrambe lo stesso giorno. Quindi, l'unica possibile risposta a questo enigma è sabato. Se consideriamo che ieri era sabato, significa che il leone stava dicendo la verità e l'unicorno stava mentendo. Finalmente, Harry ha completato tutti i suoi compiti e gli fu permesso di tornare a casa. Quale delle tre porte dovrebbe scegliere Harry per tornare a casa? Vediamo, dovrebbe scegliere la porta centrale. Ha un emoji di una casa sopra, che probabilmente porterà Harry direttamente al comfort della sua casa.